Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark! Allora, questo episodio è di nuovo una raccolta di tutte le minchiate che ho fatto, ma state ben attenti perché il meglio arriva alla fine. Buona visione! Guardalo lì! Cosa? Figlio di puttana! Dove vai? Bastardo infame! Dove cazzo è il cadaverino? Guardalo! Bastardo, le uniche bevande curative che c'ho. Maledetto. Senti te. M'hai rotto tre quarti. Minchia, m'hai rotto. Anche te a rompere i coglioni. Ok, sembra che più o meno... Sì, non è perfettissimo al millimetro, va bene. Te ne vuoi andare? Hai rotto il cazzo adesso però, ragazzi. Figlio di puttana. Bastardo! Maledetto, cosa mi hai rubato stavolta? Guarda, di nuovo le pozioni! In modo da fare un pavimento tipo a scacchiera. Insomma, possiamo divertirci un po' come vogliamo. Mamma mia, mi hai fatto cagare addosso! Ma sei deficiente! Porca la tua Eva, m'hai fatto cagare addosso, m'hai fatto. Vattene da casa mia. Sì, è uscito abbastanza benicchio da... Ah, a proposito, quel gallimimo che rompeva il cazzo, alla fine me lo sono addomesticato e vabbè. Non mi servirà a nulla, ma porca puttana, mamma mia, quanto sei inquietante, quanto sei brutto. Ma brutto. Madonna mia. Ci è voluta una vita per riuscire a recuperare tutte le risorse. E ciao bello di zia, come stai? Fatte vede. Mamma mia. Ti levi da rompermi le palle. Dov'è il tuo socio? Oh, mamma mia. Cosa c'è? No, vabbè, a te ti lascio stare. Madonna santa. Tic tac. Avete fatto più casino voi che non so chi. Ma m'hai fatto cagare addosso, bastardo. Che se... adesso ci torna, so che ci torni. Vai via, vattene. Per la cronaca, ho trovato delle uova di Oviraptor, quello pasquale. Ne ho dato una al grifone. Sì, è diventato un grifone molto poco eter. Sì, assolutamente, non mi parla neanche più ormai, si è offeso. Non lo sapevo io, come facevo a saperlo? Pericolo Argentavis. Argentavis, io andrei via da qua. E lo sapevo che dovevi rompere le palle, lo sapevo. Mamma mia, st'arma qua è micidiale, sì, direi di sì. Erminio, cazzo! Siamo fatti. Forse non siamo fatti? Ora sì che siamo fatti! Porca troia! Basta! Oh! Alleluia, mica siamo fin di vita, Arminio! Infatti siamo tanto morti, ma proprio tanto. Perché non sparava sto coso, sto cazzo di fucile? Porca puttana, è certo. Minchia. Ah sì? Perché mi dovete stracciare il cazzo a sto modo? Bastardo, anche te. Minchia, Arminio, siamo messi malissimo. Come ho fatto a sopravvivere, non lo so. No. Ma perché? Perché? Porca puttana. Minchia, mi si incriccano tutti i tasti. Vabbè, addio ai sogni di gloria. Felis, vieni qua. Porca Eva. Maledetta. Felis, prima che ti tiro una fucilata, grazie. No, ma... No.
c'è un cazzo di gallini, boh. Guarda che fare. Guardalo. Vabbè, lasciamo perdere. No, signor Erminio, non mi deve volare di sotto. Il problema è che poi quando arrivi qua, ciao, addio. Raptor! Cazzo! Erminio, abbiamo piantato tipo narcotici da tutte le parti. Ce la fa, non è... Oltretutto non è un animale piccolino, eh. E la mantide è a taming passivo. Perché non mi ricordo mai? Perché non mi ricordo mai? Cosa abbiamo qua? Beh, cose utili. Va bene, figura di merda numero 1000. Volevo il gerbo, io. Il gerbo, non sei un... Cioè, non... Se non sei scemo, di più. Un cretino, non è scemo, è un cretino lui. Vieni qua. Erminio, si faccia vedere con l'anima. Con l'anima. Guardalo, che bello! Ma che bello! Erminio che caga è un po' meno bello, vabbè. Abbiamo la nostra scorta personale. Sapevo io che si ammazzava. La nostra scorta personale di carnuccia pregiata. Abbiamo fatto strage prima. Oh, fatela bastare, perché è necessario. Dicevo, è inutile che gli do la carne quando il Baryonyx, cretino che non sono altro, mangia il pesce. Ecco, adesso va meglio. Ok, proviamo a vedere queste scale cosa riusciamo a combinare. Ma guarda te. Ma guarda te. Sì. Tac, perfetto. E questa è una botta di culo, eh. Questa qua è una botta di culo che non mi uscirà mai più nella vita. Però, oh, sembra fatta apposta. Spettacolo, ottimo. Bravo, imbecille, rompi tutto. Che intanto voglio dire, eh. Chissà come mai che è morto un gallimimo, ma non ne sai nulla tu, vero? No, eh? Non sapevo! Una scena che avevo già visto, ma che merita sempre di essere rivista! Aiuta! Oh. Aia. No, no, no! Oddio, fatemelo vedere di nuovo! Fatemelo vedere di nuovo! Oddio! Ok, come si scende in modo sto coso? No che c'è il metaorso! No che c'è il metaorso! Erminio, dove cazzo sta andando? Via! Via, 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 via! Andiamo da Phyllis, andiamo da Phyllis! Mamma mia! Possiamo cavalcare? Possiamo cavalcare? La cosa sta raggiungendo qualcosa di epico. Siamo nell'epicità più assoluta. Non ce la faccio. Non ce la faccio a dire niente. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio fare una cazzo di battuta. Aia, mi sto sentendo male. Aiuto, ho le lacrime agli occhi. Via! Olè! Dov'è Phyllis? Dov'è? Pure lui ci prende per il culo! Guarda dove cazzo stiamo andando! Mamma mia! Signor Erminio, ci moriremo malissimo! Ma ne è valsa la pena! Cazzo, se ne è valsa la pena! Oddio! Oddio mio! Cosa stiamo facendo? Signor Erminio, siamo un po' troppo in alto. Stiamo andando... Come faccio a far scendere sto coso? Non ne ho la più pallida idea. Signor Erminio, c'è solo un modo. Ah!
Oddio, non lo so, ma forse abbiamo sbagliato un pochettino. Abbiamo sbagliato un pochettino, Mira. Signor Arminio, dove cazzo sta andando? C'entro il ponte, adesso sta a vedere che c'entro il ponte. Addio, signor Arminio. Ah no, signor Arminio non si è fatto un cazzo. Che cretino, è vero, lui non vola. Oh, l'abbiamo trovato, alleluia. È caduto in acqua l'idiota. Ci avessimo un po' di culo ogni tanto. Sì, ce la fa. Ok, dai, per ora fermiamoci qua. Sì, sono stato costretto a fare un episodio del genere perché sono indietro, indietrissimo. Ho tante cose da fare e il tempo ancora meno di quello che avevo prima. Ma dettagli, dettagli. Nel prossimo episodio vedremo di portare qualcosa di interessante. A me se non concesso che ci si riesca. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!